Consiglio comunale movimentato, quello di oggi a Villa Gioia. Dopo pochi minuti dall'appello hanno fatto irruzione in aula varie associazioni affiancate da consiglieri comunali di centrosinistra cantando Bella Ciao. L'iniziativa arriva dopo una settimana intensa di polemiche. Il riferimento del gesto è chiaro, era un modo per rispondere al consigliere di Fratelli d'Italia, Daniele D'Angelo, che non era presente in aula al momento del blitz, sul canto Bella Ciao fatto cantare da una docente della Mazzini Patini, difesa sia dal preside Masci che dal consiglio d'istituto. Docente che ha fatto cantare agli alunni questo canto, ma anche per difendere, dicono i presenti, il mondo della scuola. Stamattina tante le reazioni, con il presidente del consiglio comunale Roberto Tinari che ha sospeso il consiglio e ripreso subito dopo, ma D'Angelo non ci sta e sui social l'attacca di nuovo in un modo poco politically correct, con un bel andate a lavorare. Abbiamo voluto dare un segnale di solidarietà verso l'insegnante, verso il corpo docente della Mazzini Patini e verso il preside. Il clima che si è sviluppato in questa settimana all'Aquila è pesante, è torrido, di ideologica contrapposizione. In più c'è stata la giornata delle foibe dove Casa Pando ha messo dei manifesti altamente intimidatori fuori la scuola Mazzini Patini. Noi siamo sconcertati da tutto questo e vogliamo dare la solidarietà all'insegnante e chiedere al sindaco ancora una volta di prendere posizione. La sua città è in balia di scontri ideologici pesanti. Cosa vorrà fare il sindaco? Vorrà alimentare o vorrà come sempre evitare qualsiasi presa di posizione? Questa è la domanda che facciamo, è il nostro gesto di oggi. M'è arrivata anche la presa di posizione del portavoce cittadino di Fratelli d'Italia dell'Aquila, Michele Malafoglia, che dice oggi a Villa Gioia la città assistita a una sceneggiata di cui nessuno sentiva il bisogno. Inneggiare alla libertà e interrompere i lavori di un consiglio comunale composto da rappresentanti eletti dal popolo è stato il modo più intelligente e brillante che un gruppetto sparuto di cittadini ha individuato per avere un quarto d'ora di celebrità. Questa è l'idea di democrazia che hanno a sinistra.